Bentornati a una fetta di paradiso, benvenuti nella seconda parte della Marcord, anni 80, il ritorno. Allora, se vi foste persi la prima parte, vi lascio la scheda informativa in alto a destra. Ma andiamo con ordine, ragazzi miei. Chi all'epoca non conosceva Pippo? Pippo! Lo sapete chi è Pippo? Il testimonial dei pannolini Pampers. Eccoli qui. Allora, io ho avuto la fortuna di avere uno zio che lavorava come rappresentante per questo brand. In realtà sotto la zampa lui ha scritto Lines, ma io ricordo che era il testimonial comunque dei pannolini per i bambini. E questo è un pezzo forte della mia collezione, io ce l'ho sempre in bella vista nello studio sulla mensola e ogni volta che passo mi fa pensare a mio zio. Un altro pezzo forte della collezione Mulino Bianco della Barilla è questo contenitore in ceramica beige con la casa del Mulino Bianco, dove viene riportato l'anno proprio in cui questa collezione era diciamo in corso, ed è il 1983, quindi io avevo 7 anni. Questo accessorio in realtà non è mio, mi è stato regalato da mia mamma perché apparteneva a mia nonna. Adesso, per chi mi segue sa l'amore che io ho per mia nonna, che ahimè è venuta a mancare 6 anni e mezzo fa, e io ho in giro per casa vari ricordi che me la ricordano, uno di questi è appunto questo contenitore. E quando mia mamma me l'ha regalato, io l'ho lasciato così come lei lo ha passato a me, ovvero dentro mia nonna ci conservava tutti i nastri, i fiocchi, perché lei era una grande donna che riciclava come riciclo anche io. Ogni tanto lo vado a riaprire e a riguardarmi i nastri in esso contenuti, e questo appunto fa parte di quella collezione di porcellane che la Mulino Bianco regalava quando facevate la raccolta punti. Un altro regalo che mi fece mia nonna all'epoca, che mi sembra quando feci la comunione, ma non vorrei sbagliarmi, perché ricordo che lo regalò anche alle mie cugine, sempre quelle che facevano razzia nella mia cameretta, è questa collezione, un momento che pesa, di audiolibri che si chiama appunto Fiaba Sonora. Questi sono 4 libri di altrettanti autori, Anderson, La Fontaine, Perrault e Grimm, e all'interno di ogni libro ci sono appunto le fiabe raccontate. Il libro è così ed è molto molto bello perché sono favole illustrate con caratteri abbastanza grandi. E la cosa bella di questa collezione di fiabe è il fatto che abbia appunto un ulteriore libro che in realtà contiene le audiocassette. Quindi se all'epoca si poteva praticamente ascoltare la favola sia per imparare a leggere, ma anche per compagnia, nel senso che o si sentiva la favola per addormentarsi o per imparare a leggere meglio o comunque per compagnia. Queste sono tutte le audiocassette che io nel tempo ho sempre cercato di conservare, sebbene adesso non ci siano, credo non si trovino più i mangiacassette per sentire le audiocassette. Se non erro io ce l'ho ancora da qualche parte. Comunque qui c'è la leggenda delle favole che si trovano all'interno dei libri, e qui ci sono appunto le audiocassette. È stato un regalo che io personalmente ho sempre adorato, sarà perché appunto mi fu fatto da mia nonna, ma a parte questo perché era proprio, cioè a me è sempre piaciuto leggere sin da quando ero piccola, quindi per me questo è stato sempre un regalo a ben accetto, ma soprattutto l'ho cercato sempre di mantenere nel tempo senza rovinarlo, senza scrivere sul libro, senza appunto veramente una reliquia, ragazzi. Cioè, un pezzo che in realtà è ancora più vecchio è il Topo Gigio fatto di gomma. Questo era quelli, sapete quei giocattoli che se li premete fanno rumore per il gioco di aria che entra? Questo è il Topo Gigio che io ho da quando avevo 4 anni ed è il diciamo
giocattolo più datato che io abbia da quando ero piccola. E l'ho sempre mantenuto, l'ho sempre tenuto con me come una sorta di mascotte, ecco, non mi veniva a termine, è la mia mascotte. Questo è come se lo potessi tenere qui su e parlare con lui, perché veramente è un qualcosa di bello, ma a livello affettivo, ma anche a livello proprio di... mi è sempre piaciuto dopo Gigio, quindi bello, insomma, è uno dei ricordi che ho più a cuore. Un altro ricordo che... voi non ci crederete, ma io ho sostituito le batterie questa mattina e funziona, è questa margherita con la chitarra. Questo è un regalo che mi fece mia mamma, adesso non ricordo se a un San Valentino o anch'esso a un compleanno, non me lo ricordo assolutamente, ma premendo questa levetta il fiore si muove quando voi parlate o cantate. È una cosa bellissima, io non pensavo minimamente che funzionasse con la sostituzione delle batterie, perché una delle due batterie si era squagliata, quindi avevo paura che si potesse essere rovinato il marchingegno che effettivamente lo fa ballare. Ed è una cosa bellissima. Io ricordo che all'epoca, quando me lo regalò, c'era proprio la moda di questi fiori che ballavano, ma non erano solo i fiori, erano anche altri oggetti. E mia mamma mi fece il fiore ed è troppo carino, ragazzi, cioè vabbè, troppo bello. Poi ovviamente questo si muove perché sopra ha un microfono che, come sente la vostra voce o la musica, si muove. È un po' come, diciamo, questo è l'antenato di quei pupazzetti solari che si muovono se li mettete sotto l'esposizione del sole. Poi un altro super lettile, che però questa volta avevo fatto io la collezione dei punti per poi ottenere questo oggetto, è la sveglia dell'Omino Bianco. Anche di questo ricordo che fecero la sveglia, poi fecero l'orologio, ma fecero anche la radio, se non erro, che aveva qui su l'antenna. Scusate se era interrotta la batteria. Allora, vi stavo dicendo, io ho la radio, ma della stessa collezione mi sembra che fecero anche la radio con il camino a antenna. Allora, vi faccio vedere un altro accessorio reliquia, la Barbie. Io ho mantenuto questa Barbie, che non era assolutamente la Barbie sposa, ma era l'unica sopravvissuta dalle razzie delle mie cugine. E mi è dispiaciuta che si fosse rotta il collo, e quindi l'ho dovuta impiantare sul corpo, e quindi una Barbie senza collo. Un altro oggettino che ho tirato fuori dal mio Amarcord è tutta una collezione di orologi che però vanno da quando avevo 5 anni a quando ne avevo 14 più o meno, e vi sto parlando di questo orologino digitale con i puffi che mi fu regalato in un compleanno e che mi piacque tanto. Purtroppo non funziona più perché si sono rotti i cristalli. Poi nel tempo ebbi anche un Pocket Watch con vari cinturini intercambiabili. Questo ultimo che mi è rimasto lo avevo personalizzato io con l'Uniposca bianco. Poi c'è uno Swatch, perché all'epoca della mia adolescenza andavano di moda gli Swatch, quindi c'è uno Swatch con lo specchio, ma ho anche uno Scuba Swatch, questo con la ghiera che girava un po' tipo gli orologi da immersione. Poi mi fu regalato nel lontano non so quando, perché comunque anche questo è datato, sì, 92, l'orologio della Benetton by Bulova con i geroglifici egiziani. Questo io l'ho usurato per quante volte l'ho indossato, e come vedete ho conservato anche la custodia originale. Poi altre collezioni che ho tirato fuori sono stati i Muppet. Chi è della mia era sicuramente se li ricorda, sono dei pupazzi che all'epoca erano delle marionette tipo, che ci fecero prima proprio gli spettacoli questi americani con i pupazzi reali, che erano tipo One per intenderci, di Bim Bum Bam. Poi ci fecero anche i cartoni animati. Io ebbi tutta una collezione, avevo anche la maialina che era la fidanzata della Ranocchia, che adesso però non sono riuscita a trovare. Poi c'era questo bruttarello e c'era questo spiritoso un po' scemotto.
Poi, sempre in questi giocattoli anni 80, ho ritrovato questo gioiello che in realtà era un gioiello che potevate attaccare alla cintura, ma se lo aprivate usciva, cioè al suo interno era nascosto un personaggio, in questo caso un cagnolino. Potevate fare la collezione di questi giochi, ovviamente ne avevo solo uno perché costavano sempre uno sproposito per essere poi giocattoli così piccini. Poi un altro amarcord è il dispenser delle caramelle Petz con Bugs Bunny. Questo è veramente degli anni 80, ne ho un altro più recente nel 2000 di Ratatouille. Per non farci mancare niente, ho anche dei regalini che mia mamma fece quando io feci la comunione alla mia classe e avanzarono due pezzi. E vi sto parlando di questi pettinini a portachiave, che ovviamente quando li regalammo ai miei amici delle elementari erano, diciamo, la bomboniera del ciuffetto della comunione. Io ho questo col cuore, questo col sacchiotto, anche se questo ha il portachiave rotto. Poi ho un altro regalo che mi fece mia mamma, che è il caleidoscopio, originale, cioè originale della linea Gig, originale perché io l'ho mantenuto nella sua scatolina. Questo è un giocattolo dei tempi forse dei nostri nonni, che è un tubolare fatto tipo il cannocchiale. Con dentro c'è tutto foderato di specchi e ci sono delle pietre. Guardando da questo occhiolino e muovendolo, guardandolo sotto la luce del sole, le pietre si muovono e con il gioco di specchi interno potrete andare a vedere tanti disegni formati dalle pietre che di solito sono forme geometriche o fiori. Questo io ricordo che mia mamma, non mi ricordo quando lo pagò, ma all'epoca con la lira lo pagò tanto. Adesso lo trovate a 1,50 € fatto di cartone, ma con lo stesso gioco a Tiger, quindi se lo voleste prendere è anche carino come regalo. Poi io ho ritrovato della stessa famiglia di quel cane che vi ho fatto vedere nell'altra puntata dei ricordi anni 80, questo pupazzetto che era un gadget che adesso non si apre, ma che premendo qui dietro si aprivano le zampette e lo potevate attaccare ovunque. Io lo attaccavo alla lampada, alla scrivania, allo zainetto della scuola e ce n'erano di tanti modelli e di tanti animaletti. Ovviamente io che cosa ho? Il cane. Non mi piacevano i cani quando ero piccola. Ho ritrovato anche il pettinino della bambolina di pezza che vi ho fatto vedere sempre nell'altro video. E poi ho riesumato i miei diari segreti, perché io da che avevo 8 anni ho sempre scritto i diari segreti. Questi ne sono tre di una lunga serie e guardate un po' cosa ho trovato qui. Il diario segreto con il lucchetto e la chiavetta di Holly Hobby, che è la stessa bambola di pezza di cui vi parlavo nell'altro video, che non è My Melody, ma è proprio Holly Hobby, ed è identica a quella di pezza che ho appunto nel bidone. Allora, ragazzi, questi sono tutti i gadget e i ricordi che io ho mantenuto nel tempo e che spero di mantenere ancora negli anni futuri, e che qui purtroppo non me ne voglia Marie Kondo, non riuscirò sicuramente a gettare via niente, perché sono tutti ricordi veramente arenati sul mio cuore e che non posso veramente levare, cioè non li posso togliere. Questa è la seconda parte, io spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo girarvelo e farvi vedere tutti i miei bellissimi ricordi di quando ero piccola e di quando ero più ragazzina, diciamo più in età adolescenziale. E ho ancora da farvi vedere le gomme profumate, quindi ci sarà un terzo episodio. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi tanti like, iscrivetevi al canale, attivate la campana e condividete nei vostri social questi ricordi Amarcord anni 80 e 90. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi do un grande bacio, vi rimando al prossimo video. Ciao!